con la vetrina internazionale della Champions League. Ora è proprio Brown che spinge il contropiede, serve Thompson che galleggia in aria, highlights puro al Paraflorio. Ancora un intercetto di John Brown che decolla ancora una volta sopra il ferro per Gaspardo, che torna fuori. Rado Savljević, finta di tiro, salta Water, riapre bene per Gaspardo, gioca alla grandissima Leppi Casabrindisi, e ovviamente quando fai girare così la palla crei tiri con metri di spazio. Ci arriva al centro dell'area, trova il passaggio per Watt che finisce dietro la linea del tabellone, deve riaprire Bramos per Tolu, 5 secondi, un'azione da Venezia, di Venezia. Brown per il blocco, vuole andare dalla parte opposta, invece Banks dimentica il pallone, dovrà forzare John Brown quasi sulla sirena, giullone da parte di John Brown. Questo primo tempo per andare al riposo di squadra, un riposo che Venezia necessita soprattutto per riordinare le idee, anche se adesso la tripla di Mike Bramos che poi si apre per ricevere il pallone sul perimetro, attacca Kelvin Martin, si chiudono in tre attorno a lui e allora c'è spazio ovviamente per un compagno, nella fattispecie è Mitchell Watt. Watt riapre per Martin, finta di tiro, poi per Banks, deve tirare sulla sirena e alla fine si sblocca Adrian Banks prima di tornare nella propria metà campo. Proprio Day ci prova da tre, eccolo qua il canestro ed ecco qua anche il primo vantaggio di Venezia. In più questo quarto solamente che nei primi due quarti messi assieme, e questa cifra può ancora aumentare perché Toluta apre per il tiro dalla punta di Bramos che si alza e spara, e ancora una volta scrivete tre. Rado Savljević riapre per Campogrande, tiro da tre in punta, segna Campogrande, parzialino di 5-0 per Brindisi che torna a meno 10. A Kelvin Martin cercare di trascinare anche i suoi compagni perché adesso improvvisamente Brindisi si accorge di poter avere nuovamente una chance. Assist di Banks, dormita della difesa di Venezia e meno 7 di Martin. Figlioi, blocco molto duro di Watt, Figlioi in corsa, il tiro viene accolto dal ferro con anche un bacino al tabellone. Sbagliato, rimbalzo toccato da Campogrande verso Brown, Banks prova a correre, si divora il campo in un secondo, appoggia il vetro, subisce anche il fallo, avrà il libero per mandare Brindisi nuovamente a meno 2. 9 su 9 in lunetta fin qui per Austin Day. Direi che sia il nostro MVP. Esce in semifinale contro i campioni d'Italia in carica dell'Umana Reyer Venezia. Finisce 78-73 per la squadra orogranata.